Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alessia e questo è un nuovo episodio della Not So Berry Challenge. Allora, ho alzato i muri ma qualcosa si vede ancora, perché ho fatto la stanza del bambino barra bambina. Allora, come vi dicevo, io per ogni figlio voglio tenere come tema il colore della sua generazione. La prossima generazione sarà il colore rosso. Quindi, a prescindere che sia maschio o femmina, la stanza, i capelli e l'abbigliamento saranno prevalentemente rossi. Quindi, per esempio, il bambino o la bambina che sia, appena diventerà bebè, le cambierò i capelli in rosso. Ora vi mostro la stanza, è molto basilare. Allora, culla al momento l'ho messa gialla, separè tanto per, quadretto, comodino, altra serie di quadretti, queste sono sempre le wall art che potete trovare in galleria, uno specchio e di qua ho messo la libreria, quella con il panda e così una panca sempre sui toni del rosso e cose di questo genere. È una stanza estremamente semplice che magari migliorerò un attimino quando diventerà questo bambino diventerà bebè. Allora, come siamo messi qua? Terzo trimestre fra 18 ore. Cavolo! So mica se riusciamo allora a vederla partorire. Questo episodio qua, mi sa di no. Mi sa che forse il prossimo. Intanto lui è andato a lavorare, facciamo lavora sodo. Giovedì lei lavora e direi che la facciamo andare in modo da non avere premure. Dove cazzo sta andando questa? Allora, intanto sperimentiamo un pochettino qui. Allora, qua prendiamo le parti. Forse no, dobbiamo esercitarci di qua, mi sa. Per sperare di trovare degli elementi. Un nuovo elemento trovato, xenopetrio. Ma mi sa che questo, ragazzi, non ce l'abbiamo mica. Xenopetrio. Mi sa di no. Ehi. Com'è possibile? Io non ce l'ho nella mia... Ah, mi sa che forse è quello di al lavoro. Fermi tutti. Sì, è quello di al lavoro! Sì, raga, che bello! Lo mettiamo qua, come avevamo detto. E adesso io mi segno nel mio foglio xenopetrio, abbiamo detto. Xenopetrio. Bene, per quello non entrava, perché era quello con l'espansione al lavoro. Benissimo, quindi andiamo per due. Per completare la collezione degli elementi. No, non vai qui. Che poi sono uno raro, due rari, cacchio! La Piper andrà al lavoro fra circa un'ora. No, intanto, qua le piante hanno bisogno? Sì. Innaffiamo le piante. Eureka? Là, una macchina per la clonazione! No, cioè, anche no. Prova, ma non so quanto faremo, infatti, intanto andiamo in laboratorio. Ok, ci siamo, aggiorna il raggio sim con il controllo mentale, cambia abito. Allora, l'altra volta avevo sbagliato a leggere. Questo dovrebbe essere il raggio sim, no? Aggiorna, come potete vedere... Ah, no, che stupida, e aggiorna il macchinario qua, allora... Con il controllo mentale cambia abito, perché l'altra volta giustamente avevo visto quella giorna e pensavo fosse quello relativo all'aggiornamento del macchinario che si mette in mezzo. E invece aggiorna proprio la macchina. Vieni a ripararla. Così intanto aumentiamo anche l'abilità di manualità, che a quanto pare potrebbe servirci. Non male. Allora, sperimenta nel laboratorio di chimica per un'ora, eccolo qua, veniamo a sperimentare, siamo anche super concentrate, quindi qui stiamo veramente recuperando un botto di parti per la robotica, non ce ne faremo mai niente nella vita,
Bene, riparami anche questa. Fatto? Ok, ricominciamo allora, perché non abbiamo fatto un'ora. Io tengo la barra aperta perché sapete che i bisogni calano un sacco di più. Un metallo, una baconite, che dopo noi chiameremo come al solito il consiglio geografico per sapere cosa ci frutta questa baconite. Ah, va di sopra a far la pipì? Compra uno spuntino, effettivamente lei avrebbe anche fame. Prendiamo un tramezzino vegetariano. È importante mangiare in gravidanza, piuttosto facciamo meno cose qua. Ma poi con la carriera siamo messi anche bene, cioè siamo a livello 5. Dobbiamo realizzare l'ultima scoperta. Insomma, siamo messi bene. Direi che non possiamo lamentarci, siamo ancora giovani adulte, diventiamo adulte fra 5 giorni, quindi direi che veramente siamo messi bene. Il controllo mentale pulisci. Bisognerà provarla con Don, allora. Ok, Don è tornato a casa. Qua c'è un porcilaio, aspettate che butto via, avevo visto il cestino in bagno. Qua. Ok, controlla mentalmente un sim affinché pulisca. Cosa devo fare? Devo cliccarlo da qua? Aggiorna il raggio sim. No, mi sa che c'è scritto. Mentre trasporti il raggio sim, seleziona un collega, poi scegli controllo mentale e pulisci. Raggio congelante avrà lo stesso. Ah, ordina ai colleghi. No. E avrà. No, controllo mentale, eccolo qua. Pulisci. Perché dobbiamo andare fino al piano di sopra? Wahaha, raggio sim è davvero divertente. Ok, allora dobbiamo anche realizzare la decima scoperta. Forse ci conviene realizzarla a casa? Forse sì. Analizza un campione di pianta con il microscopio. Che pianta prendiamo? Ovviamente non compaiono più i cosini perché ho fatto headline effects off, perché prima ho dovuto registrare il video del gameplay e mi serviva che non ci fosse l'headline, ma noi prendiamo a caso. Quindi per dire non compaiono neanche. Questo deve essere nuovo. Ordina a un collega di analizzare i metalli. Facciamo a lei che mi stampa sulle balle. Ordina ai colleghi di analizzare i metalli. Ehi, ti ho detto di ordinarli di analizzare i metalli. Allora, fai brainstorming sul costruttore di invenzioni. Facciamo brainstorming allora. Ciao Piper, sono Paca e ti segnalo che i miei tentativi di analisi dei metalli hanno sortito risultati, baconite. Ok, grazie. Ordina a un collega di fare giardinaggio. Prendiamo lei. Ordina ai colleghi di fare giardinaggio. Non c'è nulla che richieda il nostro lavoro. Benissimo, abbiamo realizzato la decima scoperta e direi che ora approfittiamo degli ultimi minuti per tentare di andare in bagno. C'era anche contatto agli alieni, ma direi che forse nelle sue condizioni farla pipì gioverebbe un po' di più. Ok, abbiamo guadagnato. Vabbè, spero che la prossima volta verremo anche promosse. Intanto torniamo a casa. Eccoci a casa, chiamiamo il consiglio. Per sapere che cosa ci dà questo metallo. Poi ne abbiamo due. Io ho la mia lista qui. Andiamo avanti un attimo veloce. Sidrolina e ozizanio. Beh, la sidrolina mi ricordo che ce l'abbiamo. Ozizanio anche. Vendiamole e ciaone.
Quella blu mi sa che dovremmo metterla. Boh, porca. Ho finito le pareti, la metteremo qua. Ok. Allora, intanto mangiamo qualcosa. Tu cosa devi fare per il lavoro? Perché ci terrei che anche lui facesse una buona carriera. Quindi lo mandiamo a fare jogging, visto che qua in casa non abbiamo attrezzi. Attrezzi con una T. Lui com'è messo? Beh, dai, fra poco arrivi al livello 4, che è quello che ci serve. Tu poi tecnicamente, spero domani che siamo promosse. 4 ore. No, forse riusciamo a vedere, ragazzi, il parto, eh? Tipo all'ultimo istante, ma dovremmo riuscire a vederlo. Allora, tu continua a fare jogging, non ti ho detto di fermarti. Cioè, siamo all'88%, ce la possiamo fare. Mentre Piper muore a letto, poverina. Sì, beh, effettivamente adesso puzzi, quindi posso capire questa decisione di passare per casa un attimo. Più che comprensibile, però adesso ritorni a fare jogging perché manca il 3%, cioè saremmo stupidi a mollare adesso. Tu cosa dici? Don, anche tu, din don dan, le campane de Mian, diceva nonna. Dai, fai neanche in tempo a... Aereo qua. Livello 4. Torna pure a casa. Ora. Puoi tornare a casa e andare a nanna. E fare jogging, dovevamo farlo completato, quindi direi fantastico, anche perché ogni promozione è una medaglia che noi aggiungiamo qua, quindi direi che, insomma. Ti sei svegliata? Ah, cacchio, perché te la stai facendo addosso, giustamente. Direi che non hai tutti i torti, nemmeno tu. Poverina. Allora, domani sera è il grande giorno. Noi però andiamo comunque a lavorare. Piuttosto mi prendo il congedo di maternità dopo, o forse anche no, perché ho il weekend in mezzo. Vediamo. Adesso no, di sicuro preferisco farla andare a lavorare, visto che comunque stiamo bene, non abbiamo grossi problemi. Intanto ci guardiamo la TV un pochettino, giusto per divertirci un po'. Dopo magari torniamo a letto per fare un paio d'ore di sonno ancora prima di andare al lavoro. Faremo così. Forse anche una doccia prima di andare al lavoro. Magari scappa fuori anche quella. Tanto sono le 4:30. Potremmo anche provare a contattare gli alieni. Potrebbero anche rapirci, magari rapiscono Don e ce lo mettono pure incinto, sarebbe veramente fantastico. Doccia e poi torniamo a letto le ultime ore. Tu vieni a fare la pipì e poi prendi gli avanzi. Anche perché sì, appunto, vai a lavorare fra un'ora, quindi direi che è ora e tempo che tu faccia colazione. Poverino, se no mi deperisce, questo addominale poi sparisce. Ho fatto la rima, sono troppo simpatica. È rimasto anche questo come cosa di Natale, però mi piace, cioè ci sta bene come centro tavola, voi cosa dite? Ah, oh, cacchio, ho fermato troppo tardi. Vediamo se riusciamo a mangiare il più possibile. La pipì possiamo farla anche in laboratorio, ma... vabbè, regge quel che regge, andiamo. Ok, allora, prima di iniziare direi che la mandiamo a fare la pipì, visto che non siamo riusciti a fargliela fare prima. Ok. Cominciamo. Inventa la macchina per la clonazione. Inventa un dispositivo. Macchina per la clonazione. Un metallo comune e un cristallo comune. Chiediamolo ai nostri colleghi, così non dobbiamo andare a... Chiedi un cristallo? A scavare in giro. E chiedi un metallo. Niente, non... Chiedi un cristallo. Mi caghi? Uhu!
e chiedi un metallo. Ok. E andiamo da qualcun altro adesso, questa ha già fame, ovviamente, come biasimarla. Lei me ne può dare, anche se è la segretaria, tipo. Va bene. C'è sempre qualcuno qua, andiamo da lei. Presentazione divertente. Non va. C'è lei qua, o lei meglio ancora, che la conosciamo già. Allora, chiedi un cristallo e chiedi un metallo. Ne hai? Gelosia? Sì. Non ha metalli, che palle! Allora, andiamo a presentarci alla pizza capricciosa qua. Vediamo un metallo. Grazie. Dovrebbero bastare. Eccola qua, macchina per la clonazione. Quindi può clonarci, ma cosa fa? Cioè, poi il mio clone sparisce dopo un po', non è che resta in eterno. Vero? Eccola qui. Clona una pianta. Cosa devo fare? Inserisci un frutto o un fiore nella macchina per la clonazione. Poi seleziona quest'ultima e scegli clona un oggetto. Allora. Cloniamo una margherita. Clona un oggetto. Al momento lo slot per il clone è occupato da un altro oggetto. Ah, quindi va di qua allora. Ok. Ops, sembra che qualcosa sia andato storto durante la procedura di clonazione. E quindi io cosa ho ottenuto? Mi sa che devo clonarla con successo la pianta. Bene! Don è stato promosso. Premio Ingegneria Edile deve essere la... Niente. Ma riusciremo mai a clonare qualcosa? Basta allontanarti! Vabbè. Vai in bagno, ho capito che clonare non ce la faremo. Flirta con qualcuno dopo aver bevuto il siero profumo di rosa, anche no? E fai brainstorming. Piper è troppo tesa. Niente, mi sa che la giornata lavorativa finisce prima ancora di cominciare. Ci abbiamo perso 6 ore solo per trovare quei cacchio di metalli, chiedendo ai colleghi. Un po' una rottura di balle, se ci pensate bene. Un lavoro disastroso oggi, altro che promozione. Ci promuove un cacchio di nessuno? Abbiamo anche colleghi che puzzano, il che è molto promettente. Fai brainstorming, ora me lo fa fare. Rimaniamo un attimo di più per provare a recuperare qualcosa, ma la vedo dura. Abbiamo capito che la pianta non riusciamo a clonarla, non si sa bene. Per quale motivo? Controlla mentalmente un sim affinché pulisca. Andiamo da lei, che non conosciamo, andiamo da lei. Controllo mentale, pulisci. Di nuovo. Ah, perché giustamente la gente va via all'orario in cui deve andare via. Armeggiamo con la macchina del caffè. Dai, proviamo almeno. Se riusciamo ad arrivare su in tempo, si intende. È esausta, poverina.
Lavora sul razzo per 10 minuti. No, adesso è finita la giornata, non mi metto neanche. 59. Esattamente. Vabbè, prossima volta magari saremo promosse. Insomma, adesso siamo super incinte, quindi direi di andare a casa e attendere il parto. Ok, eccoci. Intanto noi mandiamo a letto lei per riposarsi un po' prima del parto. Andiamo un attimo a prendere la medaglia di Don. Eccola qua. Devo ancora trovare posto per mettere questo in laboratorio, mi ero anche dimenticata. Eccola qui. Benissimo. Ora lui cosa deve fare? Raggiungere il livello 5 di forma fisica. Questi sono quelli che ha mangiato lei stamattina. Dovrò comprargli qualcosa per farlo allenare. Marcia intorno, sembra un ebete. Sta migliorando qualcosa? Sì, la forma fisica però. Siamo appena all'inizio del quarto punto, quindi direi che... Aspettiamo il parto. Dovrebbe mancare pochissimo teoricamente. Un paio d'ore. Sforiamo un attimino rispetto al solito, ma almeno ci togliamo un prurito, come si suol dire. Nel frattempo tu torna a casa e lavati. Ecco qua, stiamo sbrilluccicando. Eccoci ragazzi. Allora, gli diamo il cognome del padre, ovviamente. Aspettiamo un attimo che Don finisca di farsi la doccia e partoriamo in casa. Non ho voglia di andare a partorire in ospedale. È una scienziata, può partorire in casa. Sì, una motivazione estremamente sensata. Oh, ehi, 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 ehi. Primo erede della prossima generazione, primo e unico, insomma. Così scoprirete anche i nomi che volevo dargli e vediamo quanti di voi avevano indovinato sul sesso. Un maschietto! Allora, intanto il cognome è Lotario. Il nome che avevo scelto era Ruben, mentre il nome che avevo scelto se era una femminuccia era Scarlett. Mi aveva fatto innamorare, ve lo giuro, il nome. E invece abbiamo avuto un maschietto che sarà l'erede della prossima generazione, la generazione rossa. Oh, che carino! Ah, sì, l'ho fatto con lui. Ho detto che carino, è venuto lui di spontanea volontà a nutrire il pargolo. E invece ero con lui. Ebbene sì, ragazzi, un maschietto. Io pensavo fosse una femmina, ve lo giuro. Ora mandiamo a letto i genitori, che soprattutto lei, poveretta, no, non trasformare il letto, ti serve. E io per questo episodio vi lascio qua, lasciate un mi piace al video se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!